A Chico, un cane di razza Akita Inu bianco, nacque il 10 novembre del 1923 in una fattoria situata a Odate, nella prefettura di Akita, in Giappone. Nel 1924, Hidesaburo Ueno, professore del Dipartimento di Agricoltura dell'Università Imperiale di Tokyo, prese con sé Aci, traducibile in otto, il vero nome del cane, cui viene aggiunto il Ko come vezzeggiativo, e lo portò a vivere a Shibuya, un quartiere di Tokyo. Ueno si recava tutti i giorni al lavoro con il treno, partendo e tornando dalla stazione di Shibuya. I due amici facevano il percorso sino alla fermata e poi il professor Ueno raggiungeva l'università. Achiko stava in giro fino all'ora di sera, quando il professor Ueno tornava da lavoro e lo raggiungeva alla stazione per poi tornare insieme a casa. La routine venne spezzata il 21 maggio del 1925, quando il professor Ueno non tornò. Il professore fu colpito da un ictus durante una lezione e morì improvvisamente. Il giovane Achiko, durante i successivi 9 anni, 9 mesi e 15 giorni, tornò alla stazione all'orario di arrivo del treno aspettando invano il proprio padrone. Il bellissimo e fedele cane attirò l'attenzione degli altri pendolari, ma ci volle un po' prima che la gente capisse la situazione. Durante i primi anni le reazioni delle persone alla stazione non furono amichevoli, ma un articolo uscito il 4 ottobre del 1932 fece diventare il cane una piccola celebrità locale e le persone che frequentavano la stazione iniziarono a portargli del cibo. Qualche tempo prima, uno degli studenti di Ueno, Hirokichi Saito, appassionato della razza Akita, vide il cane alla stazione e lo seguì nel suo percorso di ritorno. L'uomo lo seguì sino a casa di Kuzaburo Kobayashi, ex giardiniere di Ueno, che gli raccontò la storia del cane e del suo padrone. Saito iniziò una ricerca sugli Akita di razza in tutto il Giappone e fu in grado di trovarne soltanto 30, tra cui Achiko della stazione di Shibuya. Hirokichi tornava spesso a visitare Achiko e nel corso degli anni pubblicò numerosi articoli sulla straordinaria realtà del cane. Nel 1932 uno dei suoi articoli, pubblicato sull'Asahi Shimbun, diede al cane la celebrità nazionale. Achiko divenne una star conosciuta in tutto il Giappone. La sua fedeltà alla memoria del padrone impressionò talmente a fondo l'opinione pubblica che ogni giorno, oltre al cane, anche diversi curiosi si recavano a Shibuya per vedere e accarezzare Achiko, ormai simbolo nazionale di lealtà familiare e fedeltà assoluti. La storia di Achiko divenne una fiaba raccontata da insegnanti e genitori ai bambini, un esempio di fedeltà senza paragoni nel Giappone moderno. Nel 1934 lo scultore Teru Ando realizzò una statua del cane e nel paese la razza Akita divenne popolarissima. Un giorno, l'8 marzo del 1935, Achiko non si presentò alla stazione di Shibuya. Il cane era morto per una combinazione di filariasi e cancro in fase terminale. Dopo la sua morte, i resti di Achiko vennero cremati e le sue ceneri furono sepolte nel cimitero di Aoyama, a Tokyo, dove riposano accanto a quelli dell'amato padrone, il professor Ueno. La pelliccia di Achiko, conservata dopo la sua morte, è stata imbottita ed è attualmente esposta al Museo Nazionale della Scienza del Giappone a Ueno, a Tokyo. Durante la Seconda Guerra Mondiale, la statua di Achiko venne fusa per esigenze belliche, ma nel 1948 il figlio di Ando, Takeshi Ando, ricevette la commissione per una nuova statua del celebre Achiko, che dall'agosto di quell'anno ricorda la fedeltà del cane nella stazione di Shibuya. L'ingresso della stazione vicino alla statua è chiamato Achikoguchi, che significa l'entrata o l'uscita di Achiko, ed è uno dei 5 accessi alla stazione di Shibuya. Da allora diverse statue di Achiko sono state realizzate in tutto il Giappone, una anche all'Università di Agronomia, e la celebrità del cane è cresciuta nel corso del tempo. Tutti gli anni, l'8 marzo,
Alla stazione di Shibuya si svolge una cerimonia che ricorda la fedeltà del cane giapponese, ormai una vera e propria icona dell'inscindibile rapporto che lega il cane al proprio padrone. Se ti è piaciuto questo video, iscriviti al canale di Vanilla Magazine.